tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Sindaci preoccupati per la movida fuori controllo nel primo fine settimana dopo il lockdown. In programma un vertice in prefettura per valutare nuove limitazioni e aumentare la sicurezza. Riaprono palestre, piscine e centri sportivi, ma senza ressa. Una ferita aperta nel cuore del Lido di Fano, così la Lega definisce lo stop al cantiere fermo ormai da mesi. Ancora polemiche per l'aumento dei prezzi stagionali di ombrelloni e sdraio, ma i bagnini si difendono. A Fano riparte il mercato cittadino e per tutti è il segnale di un lento ritorno alla normalità. Torna dopo la pausa forzata per il coronavirus, primo cittadino tra poco in diretta su Fano TV, il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, che risponderà alle domande dei telespettatori. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Un cordiale saluto, benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale Occhio alla Notizia che oggi va in onda qui dal Pincio di Fano. Come avete sentito dal sommario, c'è forte preoccupazione soprattutto tra i sindaci per la movida fuori controllo, tanti gli assembramenti nel primo fine settimana del dopo lockdown, e adesso in prefettura si sta preparando un vertice per definire le misure di contenimento, le nuove misure di contenimento e cercare di arginare il fenomeno. Vediamo. A giudicare dai commenti sulle pagine social dei sindaci del territorio e dall'impegno nel weekend delle forze dell'ordine, il primo fine settimana dopo il lockdown non è andato secondo le aspettative. Il sindaco di Pesaro scrive oggi sul suo profilo Facebook: questo primo weekend dopo la riapertura non è andato affatto bene, sono tornati gli assembramenti, soprattutto da parte delle compagnie dei più giovani. Una situazione simile in tutta Italia e i sindaci quindi sono molto preoccupati. Esprime invece un cauto ottimismo il sindaco di Senigallia Mangialardi, che tesse invece le lodi di commercianti e avventori per il rispetto delle regole e per averlo constatato personalmente. Un segnale incoraggiante, dice, che gli fa esprimere ottimismo, senza però rinunciare a incitare tutti, cittadini e esercenti commerciali, ancora una volta al ligio rispetto delle norme anti-Covid. A Fano invece la movida del fine settimana ha tolto il sonno al sindaco Seri. Per una piazza 20 settembre affollatissima e con le volanti delle forze dell'ordine di ronda e qualche controllo anche in alcuni locali. E per la stessa, se non peggiore, situazione che si è venuta a creare al Lido e alla Sassonia. Siamo entrati nella fase 2, questo è un bel risultato, significa tornare a vivere la città, a godercela e quindi avvicinandoci sempre più a una vita di normalità. E in questi giorni ho anche fatto diversi appelli affinché si mantengano comportamenti responsabili, onde evitare di vanificare i risultati ottenuti fino ad oggi. Devo riscontrare purtroppo che molti di questi appelli sono caduti nel vuoto, in modo particolare da parte dei più giovani. Questo non va bene. Non va bene perché abbiamo visto che qualche contagio, pochissimi, però sono under 35. Quindi è la dimostrazione che quando non si tengono comportamenti corretti, responsabili, il rischio di riaumentare il contagio, quando le cose stanno andando bene sotto l'aspetto sanitario e la curva si sta avvicinando allo zero, non possiamo permettercelo. E allora io rinnovo l'invito, ma lo faccio con serietà e determinazione. Se questi comportamenti responsabili, e significa portare la mascherina quando si è in gruppo, e significa tenere le misure, le distanze di sicurezza, proprio nel nostro interesse, per il nostro bene e degli altri, e anche della città. Se così non avvenisse, noi siamo costretti ad intervenire in modo determinato, quindi vuol dire che interdiremo quegli spazi dove si creano maggiori assembramenti e potremo restringere anche determinati orari per determinate attività, cosa che non vogliamo fare, ma questo dipende dai comportamenti che teniamo ognuno di noi. Fra l'altro mercoledì avremo anche un incontro con il prefetto e i miei colleghi sindaci della zona per il comitato di sicurezza, proprio per monitorare e decidere insieme quali misure adottare. Però
Ancora una volta la differenza la facciamo noi con i nostri comportamenti. Intanto non si fermano i controlli da parte delle forze dell'ordine, della prefettura. Nell'ultimo fine settimana sono state controllate 2.709 persone per la verifica del rispetto dei divieti di spostamento, con la contestazione di 20 violazioni. Con la giornata di ieri gli spostamenti hanno raggiunto 1.927 illeciti, tra le quali 10 denunce per falsa attestazione, 3 per inosservanza del divieto di allontanamento per persone in quarantena e 15 denunce per altri reati. Per quanto riguarda le attività commerciali sono state verbalizzate 25 violazioni e la chiusura provvisoria di 5 attività. E parliamo adesso invece dei contagi che sono fortunatamente comunque ancora in calo nelle Marche. Nelle ultime 24 ore i ricoverati negli ospedali marchigiani sono passati da 114 a 108. Il numero dei degenti in terapia intensiva è rimasto invariato a 13 e questo è il risultato in diminuzione. Quello dei ricoverati in semi-intensiva, che da 16 passano a 11, e in reparti non intensivi, che da 43 scendono a 42. Questo secondo i dati comunicati dal GORES nel consueto aggiornamento quotidiano. Aumenta anche il numero delle persone guarite o dimesse dagli ospedali, da 4.028 a 4.059. Finora nelle Marche invece le morti correlate al Covid-19 sono 995. Da inizio epidemia si sono rilevati 6.716 casi di contagio e attualmente 1.554 persone positive al coronavirus sono in isolamento domiciliare. Isolati in casa 3.623 soggetti, di cui 1.475 con sintomi, mentre tra i quali ci sono anche 410 operatori sanitari. In tutto, finora, sono 32.628 le persone che nelle Marche hanno passato un periodo in isolamento domiciliare in quarantena. E adesso per un attimo cambiamo argomento, parliamo della Lega Fano, che è intervenuta oggi contro l'amministrazione comunale di Fano e in particolare contro il fermo dei lavori al cantiere presente al Lido di Fano. La Lega Fano vuole vederci chiaro sui lavori al Lido in piazzale Amendola per la vasca di raccolta delle acque reflue che avrebbe finalmente messo fine all'atavico problema degli allagamenti in occasione di piogge abbondanti, una ferita aperta da 18 mesi nel cuore della zona mare della città. Il cantiere consegnato alla ditta Francesconi il 5 novembre 2018 avrebbe dovuto vedere il taglio del nastro dopo 360 giorni, a ottobre 2019. Siamo a giugno 2020 e, tolti i 2 mesi di stop da coronavirus, comunque i conti non tornano. Soprattutto perché, dicono dalla Lega, non ci vengono forniti i veri motivi di questo stop al cantiere concesso alla ditta, come maturazione calcestruzzo e fermo per la stagione estiva, che erano comunque conteggiati nei 360 giorni concessi per l'appalto. Quindi qualcosa non torna e, nonostante un accesso agli atti datato 5 maggio da parte del consigliere Ilari, tra le poche carte consegnate, il vero motivo o i motivi di questo mega sforamento del cronoprogramma, che porterà certamente ad autunno inoltrato se non oltre il completamento dell'opera, ci viene, dicono dalla Lega, tenuto nascosto. La Lega continua a chiedere a gran voce chiarezza e trasparenza sullo stato di avanzamento dei lavori della vasca del Lido. Ci eravamo già passati tempo fa, quando alle nostre richieste c'erano state addotte motivazioni sui ritardi a dir poco risibili. Si parlava di differenze progettuali e di uno stato di fatto del sottosuolo difforme da uno stato di progetto. In realtà sappiamo che non è così, perché già dal 2018 queste modifiche erano già alla portata dell'amministrazione comunale. Il progetto quindi è partito sapendo di queste modifiche. Non da ultimo abbiamo potuto constatare come i 360 giorni della durata dei lavori in realtà siano slittati, non si sa bene per quale motivo, perché, come riportato dal contratto speciale di appalto, l'articolo, ve lo leggo perché non voglio dire una cosa per un'altra, l'articolo 14 del contratto speciale di appalto riporta che in questi 360 giorni sono compresi gli stop
stop per le ferie dei lavoratori, le cause meteo e ancora più importante lo stop per la stagione balneare. Quindi tutte queste motivazioni non trovano riscontro negli atti concreti. Chiediamo alla Giunta che faccia un bagno di umiltà, chieda scusa ai cittadini se c'è bisogno di chiedere scusa, perché spendere 800.000 euro di soldi pubblici allungando i lavori senza dare le giuste motivazioni secondo noi non è un comportamento corretto. E la risposta dell'assessore ai lavori pubblici Tonelli non si è fatta attendere. Se non ci fosse stata la pandemia del coronavirus, i lavori sarebbero già finiti ad aprile, ha dichiarato. È incredibile che in un momento come questo la Lega non si renda conto di quanto questa emergenza abbia influito su tutti i settori, compreso quello dell'edilizia e dei lavori pubblici. Dal primo DPCM Conte di chiusura non è stato possibile continuare i lavori degli operai impegnati sulla vasca di Colmata di Piazza Amendola e per questo motivo il termine delle operazioni è stato per forza di cose prorogato. In corso d'opera abbiamo fatto una variante che migliorerà ancora di più la qualità del risultato finale, ma questo non ci avrebbe impedito di terminare i lavori prima dell'inizio dell'estate. In ogni caso, prosegue l'assessore ai lavori pubblici, entro questa settimana verrà gettato il solaio e ridotto notevolmente il cantiere. Entro fine giugno, perché ci vogliono all'incirca 28 giorni prima che il calcestruzzo sia maturato, il parcheggio sarà nuovamente utilizzabile. La vasca entrerà in funzione in seguito al termine delle operazioni sull'impiantistica, che non intaccheranno però viabilità e piazzale. Per quanto riguarda il discorso dell'accesso agli atti dello scorso 5 maggio, conclude Tonelli, i dipendenti comunali faranno di tutto per rispondere entro i termini di legge che, come si sa, sono di 30 giorni. Due sindaci, quello di Parma, Federico Pezzarotti, e quello di Fano, Massimo Seri, si confronteranno domani, martedì 26 maggio, a partire dalle 17.30 sulla piattaforma Zoom sul tema Rigenerare la città. La conferenza digitale è organizzata dal Comune di Fano in seno al percorso di candidatura di Fano a Capitale Italiana della Cultura, già 2021, slittato ora al 2022. Come si sa, oggi per gli sportivi è stato il D-Day, oggi sono state riaperte dopo 3 mesi le palestre, le piscine e i centri sportivi. In questa quarantena è stata dura, comunque sia, mi sono esercitato a casa, ho continuato ad allenarmi a corpo libero, però aspettavo questo momento da tanto tempo. Passano le mani sotto il dispenser con il gel igienizzante, poi poco più avanti si spruzza lo spray antibatterico nelle suole delle scarpe e si è pronti a entrare in palestra. Dopo quasi 3 mesi di stop forzato, anche lo sport si rimette in moto, ma con norme restrittive. Le principali novità riguardano le distanze di almeno 2 metri da tenere mentre si fanno gli esercizi, la disinfezione degli attrezzi dopo che ogni cliente li ha utilizzati e il ricorso agli spogliatoi con modalità del tutto nuove. Ad esempio è necessario munirsi di buste di plastica dove riporre il cambio, le docce invece meglio evitarle oppure fare attenzione ad usare gli spruzzini per la disinfezione prima e dopo l'utilizzo. Lo staff comunque dovrà garantire una costante pulizia e il controllo sul corretto rispetto delle norme anticontagio. È stato un ulteriore cambiamento perché abbiamo dovuto mettere tutti i posti da sedersi sugli spogliatoi distanziati. E in più abbiamo dovuto spostare tutti i macchinari minimo a 2 metri di distanza uno dall'altro. Infatti le persone si possono allenare senza mascherina, ma se si avvicinano oppure invece dopo devono di nuovo rindossare la mascherina. Da oggi poi sono consentite anche le attività e le lezioni di gruppo, ma solo se vengono rispettate le linee guida a partire dal distanziamento interpersonale. Le attività di gruppo si possono fare, non quelli a contatto ancora, per esempio la box non riparte, mentre invece il taekwondo, la federazione ha trovato dei protocolli giusti, mentre invece il fitness o tutto il resto, l'importante è mantenere i 2 metri di distanza da persona a persona. Inoltre i clienti che avevano già pagato l'abbonamento ma che a causa del lockdown non hanno potuto usufruire dei servizi potranno recuperare i giorni persi. Qualcuno ha detto ci vediamo presto eccetera eccetera, qualcuno è venuto anche stamattina, ci stanno chiamando. Io è un po' un vicolo cieco, non sappiamo,
noi ci mettiamo tutta la nostra buona volontà. Piano piano si cerca di tornare alla normalità, sì. Ma per chi avesse ancora il timore di condividere grandi spazi con altre persone, in questa palestra di Colle al Metauro è presente anche un box, una parte protetta all'interno della sala attrezzi. Lavoriamo uno a uno o al massimo due a uno. Le distanze ovviamente vengono sempre rispettate e tutte le precauzioni che devono essere prese vengono comunque implementate in questo periodo. Ai clienti fondamentalmente non cambia nulla rispetto alla situazione che avevamo prima, perché si lavorava già senza scarpe, si lavorava già a distanze di sicurezza, veniva già igienizzato completamente tutto anche prima, quindi nella pratica non è cambiato assolutamente nulla, però ovviamente è una sicurezza un po' maggiore per quello che riguarda il periodo. Speriamo che la gente, cominciando a tornare, si senta al sicuro, tra virgolette, tutelata, e che cominci pian pianino a riprendere un po' la vita di prima. Disturbi d'ansia, attacchi di panico, somatizzazioni, stati dissociativi sono i principali sintomi ed emergenze riscontrate nella popolazione dagli psicologi marchigiani nei quasi 3 mesi di emergenza coronavirus. L'Ordine Psicologi Marche chiede che Governo e Regione stanzino risorse per il sostegno psicologico alla persona. Purtroppo lo scenario futuro non promette miglioramenti, spiega Katia Marilungo, presidente dell'Ordine degli Psicologi delle Marche, anche a causa della crisi economica, dell'avanzare del disagio sociale e dal non completo ritorno alla normalità. Il quadro dunque non fa che peggiorare. Se non verranno tempestivamente attuati interventi e misure preventive incisive in termini di benessere psicologico, potrebbe essere davvero troppo tardi. 200 psicologi marchigiani hanno aderito al progetto di GORES e Protezione Civile Marche, offrendo gratuitamente la loro professionalità e il loro tempo per aiutare i cittadini in difficoltà e rispondendo alle richieste di sostegno psicologico al numero verde dedicato. E a proposito di lento ritorno alla normalità, proprio qui alle nostre spalle, poco distante, nel centro storico di Fano, sabato scorso è riaperto il mercato cittadino. E sono segni questi di appunto un lento ritorno alla normalità. Io mi batterò sempre perché la gente deve venire al mercato, perché siamo proprio noi attiriamo la gente. Se andiamo via da Fano è finita anche i negozi, tutto, finisce tutto, perché noi attiriamo, comprano o non comprano. Dopo la falsa partenza di mercoledì scorso a causa del maltempo, riprende anche il mercato settimanale di Fano. Le bancarelle, come vedete alle mie spalle, sono tornate a riempire il centro storico di Fano, ma con diverse novità, dalle regole anticontagio da rispettare alla vendita separata di prodotti alimentari e non voluta dall'amministrazione comunale. Buongiorno signori, dai che c'è, eh? Signora, mi dica, facciamo 2 etti di prosciutto? Pronti? Tagliamo subito! Siamo molto contenti perché abbiamo fatto un grande lavoro, abbiamo ridefinito le planimetrie, abbiamo definito insieme a tutti gli uffici come poteva funzionare questo mercato con le nuove disposizioni. Ci siamo riusciti grazie alla collaborazione con gli operatori, che si sono limitati ad un banco più stretto di 50 centimetri ed anche inserendo dei flussi controllati di persone che girano intorno al mercato. Quindi oggi sarà fondamentale partecipare rispettando i sensi di marcia, con la mascherina obbligatoria, e quindi con la responsabilità di tutti avremo la possibilità di far vivere questo mercato che, devo dire la verità, attira molte persone. Il mercato di Fano piace molto, piace all'entroterra, piace a molti turisti, e noi ci tenevamo molto a farlo partire fin da subito perché veramente è lavoro per tante persone. E come vedete anche gli accessi sono cambiati, lo spazio delimitato da corde oppure catene è stato ridotto per allargare invece i corridoi interni. Possono accedere soltanto 2 clienti alla volta. È una bella cosa tornare in piazza al mercato, quindi anche un senso di ritorno alla normalità,
Ma soprattutto è un ritorno a vivere la città come giusto che sia. La cosa sta funzionando bene, siamo contenti, anche gli operatori, gli ambulanti si stanno lavorando anche con senso di responsabilità. Chi sta controllando in questo momento? Beh, devo dire che fanno una grande organizzazione. C'è tutta la struttura comunale, la polizia municipale, le forze dell'ordine, ma c'è anche una bella realtà di volontariato che ci invidiano in tanti. E a collaborare insieme a noi per far sì che tutto funzioni bene, che ci sono i percorsi che si seguono, ci sono i volontari della Protezione Civile che ci hanno accompagnato in tutto questo periodo in tanti servizi. Quindi un grazie a loro per il lavoro che hanno fatto, che stanno facendo. Non dimentichiamo che sono volontari, lo fanno con una grande devozione, passione, senso di servizio verso la comunità che rappresentano. Quindi anche questo è Fano, anche questo è bello, quindi viva Fano, viva il mercato, viva i volontari e viva tutti noi. Entriamo in una bancarella, buongiorno. Torniamo a sentire le voci del mercato finalmente. Era ora, guardi, era ora. Io non vedevo l'ora perché mi sono invecchiato sta casa, veramente. Mi sento come se avessi 65 anni. Quindi è tornato un po' alla vita. È vero, guarda, dà la vita al mercato. Non so se è per voi uguale, ma il mercato è una cosa che ti fa star bene. È ritornato al mercato dopo quanti mesi? 3 mesi, da 3 febbraio. Una gran confusione, siamo tutti agitati. Sì. Sì. Per questo è un po' nuove regole, nuove norme. Sì, sì, sì. Proviamo, dai. Buongiorno signora, posso chiedere cosa avete acquistato questa mattina? Calzini. Come ha trovato la situazione? Contenta che è ripartito il mercato? Sì, noi non siamo di qua però. Di dove siete? Ancona. E siete venuti appositamente per il mercato di Fano? No, abbiamo una casa e quindi siamo venuti a aprirla un attimo. Questa è la fila per comprare il pesce? Sì, per prendere il pesce, sì. C'è tanta gente questa mattina, però si mangia fresco. Di solito è così tutti i giorni. Sì, perché sono venuta anche mercoledì scorso, era lo stesso. Ha già fatto un giro per le bancarelle? Sì, vedo che la situazione sta andando abbastanza bene. Siamo bravi, siamo bravi. Come sta andando la ripartenza? Benissimo, sì. Siamo... aspettava più gente? Beh, la gente non c'è, c'è l'inaugurazione del CONAD, la gente dopo 3 mesi penso che... No, l'importante è che si comincia bene. Io stamattina ho fatto una richiesta, ci vorrebbe 2 o 3 punti per la misurazione della febbre, bravissima. Non perché Fano è meno di Milano, di Napoli, di Roma, però ci vuole. Già è una vittoria che siamo qui un'altra volta per avere un rapporto con la gente, però tu capisci, quando c'è queste robe queste pensi che è meglio stare 10 giorni in più a casa e sistemare tutto che a fare i fanfolò, che non va bene. Cosa fa il mercato questa mattina? Cosa acquista? Un po' di verdura, tanta verdura. Poi un diretto e va bene così. Si ritorna piano piano alla normalità? Ci vorrebbe, ma molto presto, perché è un disastro. 2 mesi sempre a casa, adesso ste uscite, però c'è molta gente che non rispetta. E io mi arrabbio, perché è 1 metro, c'è il posto, perché venire, mi vedo. Può andare, pensavo peggio, sì. Solo che ancora dobbiamo abituarci al posto delle cose che prendevamo. Quel percorso, sì. Comunque va bene, dai. Trovata questa nuova disposizione, la divisione degli ingressi? Io appena sono entrato, però ho visto lì in piazza che se tutti la rispettano è buona, se tutti la rispettano però. Anche lei ha già fatto qualche acquisto questa mattina? Sì, ho fatto già, però scusi. Abbigliamento oppure alimentare? Abbigliamento e vado anche da frutta e verdura. E dal centro ci spostiamo adesso invece al mare. In tantissimi di voi ci avete scritto, telefonato per protestare contro il rincaro di ombrelloni e sdraio da parte dei bagnini, da parte dei concessionari di spiaggia fanesi. E noi allora siamo tornati di nuovo ad ascoltarli. Si parte da
la sesta fila andando indietro, che viene 5,50, poi sale 30 euro a 5,80 altre file, fino ad arrivare a 800 la prima fila. È tre anni che non si aumentava più, dal 2017, anche perché con il distanziamento delle nuove regole abbiamo perso tanti ombrelloni. A Fano sono da tre anni che i prezzi non aumentano, secondo i proprietari degli stabilimenti che stanno proseguendo i lavori per ultimare le spiagge lungo l'Arenile alle prese con le nuove norme sul distanziamento e sicurezza. In primo luogo, se i posti in spiaggia dovranno rispettare le distanze minime, gli stabilimenti potranno contare su un minor numero di ombrelloni, sdraio e lettini da collocare in battigia, con presenze giornaliere ridotte rispetto agli scorsi anni e conseguenti minori guadagni. I titolari dei lidi dovranno inoltre affrontare nuovi costi legati a sicurezza, manutenzione e sanificazione delle strutture e al momento non possono contare su abbonamenti stagionali. Secondo il Codacons, l'estate 2020 potrebbe essere più salata per le tasche dei cittadini. I rincari possono variare da regione a regione. Nelle Marche sono previsti dei leggeri aumenti del 5 o 10%. I proprietari degli stabilimenti di Fano però rassicurano che i prezzi non saranno aumentati. Il prezzo è uguale, identico l'anno scorso. Purtroppo l'anno scorso avevo fatto una promozione che chi saldava entro il 15 giugno riceveva un buono in 15% consumabile all'interno del nostro stabilimento. Purtroppo non sono riuscito a dargli questo buono, ecco, però non siamo andati al rialzo perché non ci sembrava giusto in quest'anno comunque difficile per tutti. Io ho chiesto semplicemente il saldo alla conferma dell'ombrellone, perché nelle difficoltà di questo anno li abbiamo anche noi, ecco, e quindi ho chiesto uno sforzo al cliente. Ridare i soldi comunque per un discorso fiscale in Italia non è semplice, una volta effettuato lo scontrino eccetera. Però cosa succede? Se quest'anno l'estate dovesse saltare, dovessimo perdere il 50% d'estate con il pacchetto già saldato, il 50% dei soldi li recuperiamo il prossimo anno. Per non perdere ombrelloni, per cercare di non dover dire a nessun cliente l'anno scorso di no, abbiamo ridotto addirittura, perché eravamo molto più larghi delle misure imposte, abbiamo ridotto un pochino 10 cm per ricavare una fila in più, perché purtroppo nelle prime tre file abbiamo perso degli ombrelloni perché per andare a misura. E per non scontentare nessuno, però abbiamo potuto mettere una fila in più. Se i prezzi non verranno aumentati, a destare preoccupazione sono la mancanza dei turisti, che incrementano di solito le spiagge durante la stagione. La clientela di Fano, ormai che diciamo che Fano come richiamo turistico estero è un po' ridotto al lumicino. Gli alberghi sono quasi spariti. Speriamo di tirare avanti coi fanesi, anche se quest'anno le prospettive non sono incoraggianti, diciamo. Speriamo che vengano a confermare, perché c'è anche questo problema che chi aveva l'ombrellone l'anno scorso potrebbe non confermarlo quest'anno. Sono oltre 5.000 i cittadini marchigiani interessati, coinvolti nei test sierologici per capire il livello di immunità della popolazione all'infezione da coronavirus, al via da oggi. Lo ricorda la Croce Rossa Italiana Marche, che partecipa alla campagna promossa dal Ministero della Salute, dall'Istituto Superiore di Sanità e dall'ospedale Spallanzani in collaborazione con l'ASUR e con il Servizio Salute della Regione Marche. Sono 150.000 i cittadini coinvolti in tutta Italia, con partecipazione decisa a random. La Croce Rossa Italiana avrà un duplice ruolo: contattare telefonicamente i cittadini chiamati a partecipare tramite il call center regionale ed effettuare il prelievo, che sarà analizzato dal laboratorio di virologia degli ospedali riuniti di Ancona. Ogni cittadino estratto sarà contattato dal numero che vedete in sovraimpressione. Oltre 20 gli operatori della Croce Rossa Italiana che contatteranno i marchigiani per fissare, dopo un questionario, la data per il prelievo. Circa 45 i punti allestiti dalla Croce Rossa in tutte le Marche in collaborazione con ASUR e distretti. Il telegiornale dal Pincio di Fano, da questo splendido scenario del Pincio di Fano, finisce qui. L'informazione torna domani mattina alle 7 in diretta con Occhio ai Giornali. Restate però sintonizzati sul canale 17, perché tra pochissimo ci sarà Primo Cittadino con Simona Zunghetti e il suo ospite, che come già anticipato è il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, che risponderà alle vostre domande. Grazie per averci seguito e arrivederci.